meno male, sono finite queste feste. Adesso si torna a mangiare bene. Quindi, siamo stanchi della carne, siamo stanchi un po' del pesce. Che dobbiamo mangiare? Verdure e legumi, va bene? Iniziamo così la settimana. Allora, io ho delle fave secche. Farò una zuppetta con fave secche, come si fa giù al sud, e cicoria. Poi ho peperoncino, bottarga per chi vuole proprio, vedo un pezzetto in più, aglio, pane e olio, sale e basta, che c'è, una stupidaggine. Allora, le fave, queste devono essere sgusciate, cioè devono essere sgusciate e spellate, non devono avere la buccetta, perché le vendono anche con la buccia. Che fate? La tenete una notte a bagno, coperta con l'acqua, almeno 8 ore. Se potete cambiate l'acqua. Poi, una volta messe in ammollo e tutto quanto il resto, che sono cresciute quasi del doppio, che fate? Le cuocete. Come ho fatto io? Come? Acqua solamente, uno spicchio d'aglio in camicia e per circa mezz'ora, 45 minuti, questo è il risultato. Quant'acqua? Due dita sopra le fave. Qualcuno in Puglia, hai detto così, qualcuno in Sicilia mette anche una foglia d'alloro o la cipolla o un po' di patate. Io metto soltanto fave sgusciate, acqua, un po' di sale e uno spicchio d'aglio. Che cicoria usiamo? Questa. Questa proprio de campo, quella che bisogna chinarsi per raccoglierla. Questa, quella selvatica, quella buona, guardate che robetta. Oh, l'ho pulita io questa, eh? La trovate anche pulita al mercato. Quindi comprate questa selvatica, è buonissima, costa intorno a quanto? Io l'ho trovata oggi a 4 euro al chilo, 4,50 al chilo. Allora, quindi sale grosso, acqua in piena ebollizione e incominciamo, come dice madre, a lessare la cicoria. Vado così. Lo lascio appositamente ancora tutte quante, vedi, così, che è bella, così sotto i denti si sente. È una bontà, questa è un'altra cosa. Quanto tempo si può cuocere? Allora, la roba stracotta a non ci piace, ma nemmeno cruda. Quindi, ora ve lo faccio vedere io. Quando è cotta, vi faccio vedere come deve essere cotta. Prepariamo intanto il fondo per ripassare la cicoria. Allora, aglio, olio buono. Allora, perché la ripasso? Perché è più buona, perché mica è una penitenza. Giù in Puglia usano soltanto sbollentarla e metterla sopra alla cremetta di fave. Io invece la voglio ripassare, quindi bella come piace a me. Lo trovo ancora, eh? Peperoncino, bello. Qua al massimo metto, che facciamo un bel rosolare l'aglio. Sentiamo se è troppo piccante. No, dai, ci sta. A scoppio di idratato inizia questo. Allora, cicoria, vediamo un po' se è cotta. Vedete, qua è complicato perché non abbiamo soltanto le foglie, abbiamo anche qui la parte questa qua finale. Io la sento. Buona, già cotta. Spengo, bella maretta. Scolo. Questo è mezzo chilo di cicoria. L'aglio, guardate, bello così. Quindi per chi vuole sta dieta, soltanto lessata e messa sulle favette. Noi invece che facciamo? Vogliamo qualcosa di più saporito? E vai, mamma mia. Bella ripassata, come piace a noi. Ok? Quindi, olio abbastanza abbondante. Grazie a Giorgio Franci, c'ho l'anteprima dell'olio suo, buonissimo. Un po' di sale, poco. E il colore. Che bontà, ma quanto è buona la cicoria. Questa qua è un altro mondo. Abbasso leggermente perché non la devo bruciare, la devo ripassare. Prendo un po' di fave cotte, quindi dopo 45 minuti questo è il risultato di cottura. Le riscaldiamo. Mi raccomando, iniziamo l'anno bene, mangiamo bene, curiamoci col cibo, che è la cosa più facile del mondo. Aggiungo un po' di peperoncino, poco perché pizza è un disgraziato. Bottarga di muggine. Io vado pazzo. Allora, mi piace poi quando è così, che non è tanto dura, è abbastanza morbida, non è troppo secca. Ecco, la pelo. Questa deve essere sottile, sottile, eh? Così, guardate. Guardate qua, così. Sale a posto. Adesso
frulliamo. Allora, qui è tutta una questione di gusto. La volete più densa? Mettiamo più fave e meno liquido. A me questa piace abbastanza densa. Non è una zuppa, è tipo una purè. Un po' abbrustolita. Guarda che bellezza. Fatto di niente, però di roba buona, eh? Poi, siamo pronti? Allora, può essere versione proprio settimanale, infrasettimanale, così. Un giro d'olio buono, mi raccomando, sempre buono. E così già stiamo bene. Con un pezzetto di pane stiamo a posto. O se no, fine settimana, tiè, guarda qua che robetta. Allora, assaggiamo. Ora assaggiamo. Aspetta, sto a macello. C'ho una fame. Tiè, guarda il bocconcino. Ma gli altri, indovano. Noi abbiamo il meglio del meglio. Fave secche, cicoria e olio buono. Lasciate perdere la bottarga, che è un option extra buono. Fatela, è buonissimo. Tutto sporco? Buono. Buon anno. Che bontà. Questa cicoria è fantastica.